Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi è un giorno speciale. Surprise! Sì, una sorta di sorpresa. Ovviamente, quando avrete visto questo titolo e guardato l'anteprima, non avrete capito assolutamente di quale gameplay si poteva mai trattare. Perché è un video in incognito, ragazze. Allora, ovviamente questo titolo l'ho creato io, l'ho inventato io, che però è inerente al gioco vero e proprio che state, diciamo, vedendo adesso l'anteprima. Allora, vi spiego meglio. Praticamente io voglio provare a portare sul canale i giochi di Is It Love. In moltissime me lo avete richiesto. Io avevo provato in passato a portare sia Gabriel che Drogo, ma magari molte di voi non lo sanno, ho avuto dei problemi di copyright. Mi hanno segnalato i video e il creatore del gioco me li ha fatti rimuovere dal canale, perché praticamente non vuole che, insomma, si fanno i gameplay dei suoi giochi. Vallo a capire. Allora, visto che a me, soprattutto Drogo, piace da morire perché io adoro le storie di vampiri, adoro i vampiri, mi sono detta: no, io non ci devo rinunciare, devo escogitare qualcosa. E quindi eccomi qui oggi. Però dovrete aiutarmi anche voi, perché ovviamente dovranno essere dei video in incognito, quindi non si deve assolutamente far riferimento al nome Is It Love anche nei commenti, perché altrimenti il creatore del gioco basta che scrive su Google Is It Love, anche tramite commenti risale ai giochi. Quindi lì, insomma, dobbiamo collaborare tutte insieme e fare gioco di squadra e camuffare, insomma, il tutto. Quindi non scrivere per esteso il nome Is It Love, non nominare Drogo, magari scriverlo, non so, abbreviato, di punto, di R. Cercate di ingegnarvi anche voi nei commenti, casomai, per non far capire proprio esplicitamente di cosa stiamo parlando. Io spero in questo modo di riuscire, tra virgolette, a fregare il creatore del gioco, anche perché ho visto da uno youtuber molto famoso, che adesso non mi ricordo il suo nome perché ho visto il suo video per puro caso. Comunque c'ha più di 100.000 iscritti questo youtuber, per intenderci, porta i giochi di Is It Love, però usando questa tecnica che sto facendo io adesso, cioè li camuffa. E in questo modo è riuscito a portare tutti i giochi di Is It Love sul suo canale, quindi mi sono detta, cioè, se c'è riuscito lui, forse posso riuscirci anch'io. Staremo a vedere. E niente, basta, non vi devo dire altro, io direi di cominciare immediatamente il gameplay di Drogo. Sono contentissima. Prima di cominciare vi dico che ho chiamato il mio personaggio Elena Gilbert e sono sicura che saprete il perché l'ho chiamata così. Cioè, non potevo non chiamare il mio personaggio Elena. Ok, cominciamo. L'università inizierà fra 3 giorni. Sono eccitata e un po' nervosa allo stesso tempo. Nervosa perché sono appena arrivata a Mystery Spill e non conosco nessuno. Eccitata perché non vedo l'ora di iniziare le lezioni. Il mio volo è arrivato ieri, in serata, e l'unica cosa che sono riuscita a vedere della città è questa orribile stanza d'albergo. Per quanto ero esausta, avrei dormito ovunque. Grazie al jet lag ho dormito fino a mezzogiorno. Oggi devo sistemare le ultime formalità per la mia registrazione. Per questo devo andare all'ufficio ammissioni dell'università. Che programma! Penso di avere tutto ciò che mi serve per la registrazione nel mio zainetto. Muoio dalla voglia di visitare la città, ma dovrò rimandare. Mi fermo un attimo di fronte all'università. Wow! Incredibile! L'architettura dell'edificio di fronte a me è davvero impressionante. Amo questo misto di arte moderna e antica. Tra l'edificio in mattoni rossi e le colonne scolpite si respira davvero un'aria diversa, elegante e intellettuale. Osservo i sentieri fiancheggiati da alberi e le aree verdi. Un bel posto. È molto accogliente, mi sento subito in armonia con il posto. Mi vedo già passare il mio tempo qui.
Il campus sembra enorme. È come se fosse un quartiere a sé stante. Spero di non perdermi. Decido di fare un giro. Lo troverò. La trovo senza troppi problemi e apro le porte dell'edificio amministrativo. Ma dopo circa un quarto d'ora diventa chiaro. Non ho idea di dove sia. I corridoi sembrano tutti uguali. Mi sento un po' persa. Da che parte dovrò andare? Wow! Sento un rumore di passi alle mie spalle. Una ragazza si avvicina. È molto bella. A me piace tantissimo come è vestita. Ha un look trendy, molto accattivante. Percepisco la sua energia. A differenza mia, sembra sapere perfettamente dove si trova. Forse potrebbe aiutarmi? Scusami. Mi si avvicina a gran passi. Ogni parte del suo corpo emana sicurezza. Ciao, sei qui per iscriverti? Sì, come l'hai capito? È l'unica ragione per trovarsi qui prima dell'inizio delle lezioni. Sto cercando l'ufficio ammissioni, ma ho qualche difficoltà a trovarlo. Sei nuova? Sì. È così evidente? Diciamo che non ti ho mai vista prima e vivo qui da sempre. Non era difficile da immaginare. Questo spiega come mai mi sembri così a tuo agio. Lei ride e collega il suo braccio col mio. Non preoccuparti, ti mostro io dov'è. Tanto devo andarci anch'io. Comunque, io sono Sara. Elena. Mi accompagna all'ufficio missioni. Una volta fuori dalla porta, tiro fuori i documenti dalla borsa. Sara li afferra. Glieli lascio prendere, sorridendo. La osservo finché non si lascia sfuggire un gridolino eccitato. Mi spavento e la fisso con occhi a palla. È un po' strana questa ragazza. Ti sei iscritta al corso di miti e leggende? Anch'io! Grandioso? Beh, almeno credo. Questa ragazza è misteriosa, gioiosa ed esplosiva allo stesso tempo. Un po' come me. Una volta superata la timidezza, sento che andremo d'accordo. Questo potrebbe essere l'inizio di una bella amicizia. Una volta terminate le formalità, Sara mi trascina all'uscita. Ho difficoltà a seguirla. Ehi, non correre! Una volta fuori, mi trascina con lei. Ci sediamo in una panchina, all'ombra di una grande quercia. Ho la sensazione che questo nuovo anno sarà eccitante. Resto in silenzio. A differenza sua, tutto è nuovo per me. Ho bisogno di abituarmi al posto, prima di entusiasmarmi. Sembri un po' ansiosa. Questa ragazza mi legge come un libro aperto. Non è facile trasferirsi in una città dove non conosci nessuno. Beh, non è il tuo caso. Conosci me ora. Il suo entusiasmo è contagioso. Ringraziamola. Comunque, grazie mille per avermi guidata in quel labirinto. Credevo non ne sarei mai uscita. Non preoccuparti, conosco il posto. Dimmi, che ne dici di un piccolo tour della città? Magari più avanti, ho già una serata movimentata davanti a me. Davvero? Sei arrivata solo ieri e già sei occupata? Non perdi tempo, vero? Ho preso un impegno ancora prima di partire, ma quando sono atterrata ieri sera ero così esausta che mi sono precipitata nel primo hotel che ho trovato. A giudicare dalla tua faccia non deve essere stato eccellente. Rido insieme a lei. Peggio, eccellemente sudicio, non vedo l'ora di andarmene. Se è così male posso aiutarti a trovare qualcosa di meglio. È gentile da parte tua, ma non preoccuparti. Ho trovato un posto come ragazza alla pari in una famiglia del posto. Mi occuperò della loro bambina e in cambio mi offriranno vitto e alloggio. È un buon metodo per riuscire a pagare le tasse scolastiche.
Beh, che fortuna. Lo penso anch'io. Sarà lontano dal campus? Non lo so, ci andrò stasera per la prima volta. Qual è la famiglia? Magari la conosco. Posso dirglielo, potrei essermi fatto un'amica. Bertoli, un'antica famiglia originaria del posto, da quel che ho capito. Sara si trasforma di fronte ai miei occhi, sembra che abbia visto un fantasma. Le metto una mano sulla spalla. Ecco, questo già non preannuncia nulla di buono. Va tutto bene? Si alza in fretta e si allontana da me. No, no, non è nulla. Mi sono solo appena ricordata di avere qualcosa da fare. Qualcosa da fare. Sara si è fatta strana di colpo. Beh, ancora più strana di prima. Già, stupido, vero? Ha avvolto proprio la testa fra le nuvole. Eppure non è la mia impressione. Si sta già allontanando quando mi agita la mano. La lascio andare. Ok, come vuoi. Niente di strano. E con questo fugge letteralmente. Non capisco proprio. La guardo andarsene, perplessa. Ok, le passerà, come direbbe mia nonna. Lentamente mi faccio strada. Non c'è fretta. Voglio godermi al massimo il sole prima che scenda la sera. Prendo il bus. Con un po' di fortuna inizio a riconoscere le strade e i quartieri, mentre passeggio ripenso allo strano comportamento di Sara. Ha reagito malissimo al nome Bertoli. Me lo sarò immaginata? C'è qualcosa che non va. No, c'è qualcosa che non va. Non è molto rassicurante. Comunque lo scoprirò presto. Li vedrò stasera per il lavoro. E io non vedo l'ora. Sto cercando di scoprire dove vivano i Bertoli e che tipo di persone siano. OMG. Il tempo di tornare all'hotel e chiamare un taxi, e quando arrivo dai Bertoli la luce è andata via da un bel po'. Riprendo la valigia dal bagagliaio e pago il taxi. Lo osservo un attimo andare via. Quando attraverso i cancelli dell'impressionante proprietà mi blocco di colpo. Non è ciò che mi aspettavo. Un'imponente maniera, in mezzo a un immenso parco, si erge di fronte a me. Inquietante. È bellissimo, ma come posso dire? Preferisco i nidi più accoglienti. Il vento si alza improvvisamente, gioca con le foglie degli alberi, producendo suoni poco rassicuranti. Il suono dell'acqua che scorre dalla fontana aggiunge un tocco inquietante a questa opprimente atmosfera. Ok, non ho affatto paura. Rabbrividisco guardandomi alle spalle. Il parco è immerso nel buio. Vedo a malapena i miei piedi. Frugo nella borsa alla ricerca del mio telefonino. Compongo il numero dei Bertoli. La suoneria risuona nel mio orecchio. Fate bravi, rispondete. Ci riprovo, invano. Guardo in alto, verso il cielo. Alcune nuvole oscure gettano un'ombra sulla luna. Un lupo ulula in lontananza, facendomi saltare sul posto. Bene, pure i lupi. Fantastico. La mia immaginazione sta giocando brutti scherzi. Non può essere un lupo. Non ci sono lupi qui intorno. Vero? Riaggancio e mi avvio verso la casa, guidata dalla luce delle finestre. Se continua così, mi farò trasportare dall'immaginazione. Questa è la situazione ideale per certi pensieri. Afferro la ringhiera della superba scalinata di pietra che conduce all'ingresso. Mentre salgo le scale, provo la strana sensazione di essere osservata. Mi guardo intorno. Mi sembra di intravedere un bagliore. No, mi sto immaginando le cose. Una volta in cima, cerco di soffocare l'ansia che mi monta in petto. Un suono stridulo, il mio respiro accelera, mi volto.
Siamo finiti nella casa degli orrori. Aiuto. Qualcuno mi sta seguendo? Non riesco a vedere nessuno. Ci siamo solo io e le ombre. Arrivo alla porta e sollevo la mano per bussare. Ma un altro brivido mi attraversa. Esito. Che significa? Nessun campanello? Solo un anello di metallo nella bocca di un gargoyle? Affascinante. Mi blocco, persa nei miei pensieri, a contemplare la figura. Sono agitata, ma non posso fare a meno di ammirare la qualità del lavoro. Faccio un respiro profondo e prendo il battente in mano. Busso 3 volte. Il suono sembra riecheggiare all'interno delle mura. Dopo qualche minuto d'attesa, sentendomi stupida, decido di bussare di nuovo. Wow! Salve! Buonasera! Sono Elena, piacere. Non serve. La porta si apre, facendomi sobbalzare. E improvvisamente mi ritrovo faccia a faccia con un paio di magnetici occhi nocciola. Però, non lo conosco, non l'ho mai visto prima, ma c'è qualcosa di affascinante in lui. Alzate la mano se lo trovate affascinante anche voi. È inquietante. Questo tizio emana un'energia misteriosa, anche un po' oppressiva. Non dice una parola e rimane lì, a fissarmi con espressione annoiata. Forse sta aspettando che mi presenti, o qualcosa del genere. Gran benvenuto. Mi schiarisco la gola. Sono improvvisamente nervosa e le mani mi sudano. Inoltre, non sono abituata a trovarmi di fronte a ragazzi così belli. Tranquilla, nemmeno io. La sua aria sdegnosa non toglie niente al suo fascino e il suo corpo sembra scolpito nell'acciaio. Tutto in lui sembra gridare al pericolo. Dopo un lungo silenzio mi rendo conto di stare lì, a bocca aperta e con gli occhi di fuori. È il primo incontro e non sto facendo una buona impressione. Forza Elena, riprenditi. Stringo la cinghia della borsa e tento un sorriso incoraggiante. Salutiamolo. Salve, buonasera, sono Elena. Ho avvisato che sarei arrivata stasera. Sono la nuova tata e... Smetti mai di parlare? No, anche se... Ma... Mi sento una completa idiota. Arrossisco e torna il silenzio. Lo strano sconosciuto adotta un atteggiamento disinvolto e aspetta pazientemente. Chiaramente non ha alcuna intenzione di darmi una mano. Che bella accoglienza. Beh, non gli importa cosa abbia da dire, almeno questo è chiaro. Il suo silenzio accentua il mio entusiasmo. I suoi bellissimi occhi nocciola sono ancora fissi su di me. Mi sento improvvisamente goffa e terribilmente a disagio. Sono stata assunta dal signor Bertoli per prendermi cura della piccola Lori. Ancora nessuna reazione. Ho la vaga impressione che non stia ascoltando nulla di ciò che dico, come se fosse invisibile. È davvero umiliante. Il mio imbarazzo aumenta. Sento le guance in fiamme. Fra non molto sarò rossa come un peperone, ne sono certa. Non sono una di quelle belle ragazze che si notano al primo sguardo, ma comunque nessuno mi ha mai trattato con così poco riguardo. Non lasciarti trattare in questo modo. Vorrei insegnargli un po' di educazione, ma non posso dire nulla. Noto che non ha avuto neanche la decenza di invitarmi a entrare. Mi sento proprio un'intrusa, come se fossi nel posto sbagliato. Inizio a saltellare da un piede all'altro. Più a disagio sto, più sembra che lui voglia stare a fissarmi. C'è qualche problema con il lavoro? Va ancora bene? O forse... Dov'è? Se ne va. Senza darmi il tempo di finire, si volta di scatto e si allontana. Grazie. E io cosa dovrei fare? Entrare, aspettare, andarmene? Almeno non mi ha sbattuto la porta in faccia, quindi credo di poter entrare. Cosa potrà accadere al peggio? Disappunto o un leggero imbarazzo? Nulla di grave.
Ovviamente entro. Non è che posso stare qui tutta la notte. Dopo un profondo respiro, entro dentro. L'ingresso è enorme. Sono davvero impressionata. Tuttavia c'è un freddo quasi insopportabile nell'aria. Peccato. Rabbrividisco, stringendomi le braccia al petto per cercare di scaldarmi. Al contempo ammiro l'arredamento. L'enorme scalinata di fronte a me mi toglie il respiro. Tutto è incantevole. Gli scalini sono coperti di velluto bordeaux, la ringhiera in massello di rovere, le tende, il pavimento di marmo, i dipinti. Che raffinatezza! Non c'è alcun dubbio. Questa è una famiglia importante. Cerco velocemente di riprendermi. Non devono capire che non ho mai visto nulla del genere. Non voglio sembrare una bifolca ignorante appena arrivata dalla campagna. Oh, rieccolo. Ancora una volta i miei occhi incontrano quelli dello strano uomo. Mi fissa con insistenza inquietante. Che problema c'ha? Che cos'è? Finirò per pensare a qualcosa di sbagliato. Ho del cibo sulla faccia? O peggio, fra i denti? E io aggiungerei, o siamo noi il cibo? Ottimo, senti svanire la fiducia ogni secondo che passa. Questo genere di pensieri non aiutano. Faccio finta di non notarlo. Cerco di tenere un atteggiamento indifferente, come il suo, senza riuscirci. Brividi mi scorrono lungo la schiena e il mio sguardo preoccupato non aiuta. Mi sciolgo la sciarpa, giusto per avere qualcosa da fare, e uno strano luccichio gli illumina gli occhi. Non so proprio come leggerlo. Il collo, ha visto il collo. È lussuria? Rabbia? Disgusto? Non so cosa fare, sono turbata e ansiosa. Rimettiti la sciarpa. È stato completamente impassibile finora, e adesso sembra essere di colpo tornato in vita. E certo, gli abbiamo fatto venire fama. Rabbrividisco di fronte al suo sguardo insistente. L'istinto mi avverte di stare attenta, come se ci fosse un qualche tipo di pericolo. Distolgo lo sguardo. Cerco di sfuggire dal suo sguardo ipnotico, concentrandomi nuovamente sull'arredamento. Spero che il resto della famiglia sia meno inquietante. Se qualcuno potesse apparire, gliene sarei molto grata. Speriamo solo che abbiano maniere migliori delle sue. Ma i vampiri non possono leggere nel pensiero, quindi secondo me lui praticamente sta ascoltando tutto quello che noi pensiamo. Ok. Mi riprometto di evitarlo il più possibile, ma ovviamente non accadrà. Se sperava di farmi buona impressione, non ha avuto successo. Raramente ho conosciuto persone così sgradevoli a un primo incontro. Mi chiedo se si comporti allo stesso modo con tutti quelli che conosce. Non ha ancora fatto una mossa, sta solo lì, fermo in mezzo al salone a fissarmi. È una sua abitudine? Ora inizio a perdere la pazienza. Che razza di accoglienza è questa? Incrocio le braccia e batto il pavimento con il piede. Beh, chiedo scusa, ma non ho tutto il giorno. Dovrei incontrare il signor Bertoli circa la posizione vacante. Mi piacerebbe davvero... Ecco, se ne arriva. Quando noi nominiamo Bertoli, lui sparisce. Va bene. Ancora una volta mi lascia lì, senza alcuna spiegazione. È così maleducato. Ok, allora, fantastico, mi è piaciuto tantissimo. Fatemi sapere ovviamente anche voi se questo episodio vi è piaciuto, se vi entusiasma, se vi piace quest'idea che voglio portare questi gameplay di Is It Love sul canale. Se andrà bene, io per 2 settimane comunque non metterò più video perché devo vedere cosa succede. Cioè se mi segnalano anche questo video, allora niente, resto fregata. Però se vedo che non succede nulla nelle prossime 2 settimane e il video resta online, allora continuerò ogni domenica a mettere nuovi episodi di Drogo. E se ve lo state già chiedendo se andrà bene questo esperimento, farò tutti gli Is It Love. Farò quello con Matt, con Gabriel, con Ryan, con Colin soprattutto. Quindi abbiate pazienza.
Fatemi provare a vedere, insomma, se questo esperimento funziona e poi più in là vedrete, casomai, se tutto va bene, il resto dei giochi. Io vi ricordo sempre, di stare attenti a cosa scrivete nei commenti, visto che dobbiamo collaborare. Quindi, quando voi vedrete l'anteprima con sto ragazzo coreano bellissimo e questo titolo, sapete che si tratta di Drogo in realtà. A proposito, fatemi sapere se questa anteprima che ho creato vi piace, perché ovviamente l'ho fatta io di mia inventiva. Tra 2 domeniche, se sarà tutto a posto, vedrete il secondo episodio di Drogo. E speriamo, ragazze, io incrocio le dita perché mi piacerebbe tantissimo portare questi gameplay sul canale, visto che sono comunque dei giochi tanto carini. E niente, quindi fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, mettetemi un like. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi così non vi perderete i prossimi video. E noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!